Ciao ragazzi e ragazze. Allora, ci siamo finalmente in arrivo. Il primo acquisto dal Brasile, gente. Il primo acquisto di questo mercato così asfittico, così povero, 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 povero. Usiamo termini umili. Caio Jorge. E la notizia più importante è che arrivi subito. Non si sa se il famoso post su Instagram sia quello il suo arrivo, diciamo, la sua partenza, non si sa se è quella. Ma la notizia più importante è che è in arrivo subito, quindi in settimana sarà a disposizione per fare le visite e porre la firma sul contratto. Sul giocatore si può dire poco o nulla, gente, perché nessuno, oppure in pochi di noi lo conoscono. Pare che abbia del buon talento, è un giovane, quindi diamogli fiducia, non cominciamo a criticare ancora prima che arrivi. Diamogli fiducia. Dovrebbe fare, scusate, una cosa nel marco, una cosa in mezzo ai denti. Dovrebbe fare, levati, puh, il vice Morata, così abbiamo la quarta, finalmente, la tanto così quarta sospirata punta, in modo da giocarci tutti gli obiettivi, la Champions finché dura. Poi siamo ancora qui. Oh, ma ti levi? Oh, maledetta. Ma ancora mezzo gioco, ho mangiato il cinese. Aspettate, eh. Il bello della diretta. E levati. Allora, questione Locatelli. Il nostro vicepresidente ieri è stato chiaro. Noi l'offerta l'abbiamo fatta, sto parlando di Pavel Nedved. Noi l'offerta l'abbiamo fatta e in tempi di Covid ci pare congrua. Sta congrua! Scusate, ma c'ho la mollica nei denti che. Sta al Sassuolo accettare o meno. Il Sassuolo vorrebbe venderlo a titolo definitivo, legittimo, ci sta, ci mancherebbe altro. La Juve vorrebbe un prestito non di un anno, ma di due, con diritto di riscatto a 20-25 milioni. Prestito a 5-10 con diritto di riscatto a 20-25 milioni. Insomma, per raggiungere i famosi non 40, ma 35. Però, ragazzi, la volontà del calciatore espressa è di volere solamente la Juventus, oppure rimane al Sassuolo. Quindi, secondo me, alla fine, tira e molla, tira e molla. Secondo me, secondo il mio punto di vista, si farà. E Pjanic, ragazzi, dovrebbe essere l'alternativa nel caso non arrivasse Locatelli. Tutte e due, anche se sarebbe bello, scusate, secondo me, ma difficilmente arriveranno. Quindi l'uno esclude l'altro. Poi una cosa curiosa riguardo al trofeo Berlusconi di ieri. Della partita non parlo, ragazzi, perché queste sono partite che hanno valenza zero. O quasi, anche perché pieni di riserve, quasi tutti i ragazzini, quindi è ingiudicabile la partita di ieri. Però io giudico le parole di Allegri su Aaron Ramsey. Io le interpreto così. Ovvio che Massimiliano Allegri non può dire non riusciamo a venderlo e quindi sto giocatore da qualche parte. Se sta bene dobbiamo metterlo, perché la verità è questa, ragazzi, ha trovato la scusa che può giocare davanti alla difesa, ma perché è così, perché corre meno, perché fa dei buoni lanci, per il semplice motivo perché non riusciamo a venderlo, quindi da qualche parte bisogna più piazzarlo sto calciatore. E questa, secondo me queste sono state le parole di Allegri, scusate, interpretate in questa maniera, almeno io le interpreto così, poi voi fate quello che volete. Cioè, mi sembra ovvio, ragazzi, questo qua non lo vuole nessuno. Aaron Ramsey non lo vuole nessuno, manco regalato. Perché lo sapete, ogni 3x2 è sempre scassato. Si spacca pure quando va a pisciare. Tra l'altro, ieri un'altra prestazione di quelle da no comment di Aaron Ramsey per quello che contava la partita, ci mancherebbe altro. Io dico che comunque qualche giovane in rosa c'è. Questo Ranocchi ha fatto un bel gol. Fagiore l'abbiamo visto poco, è entrato in un momento che la partita no. Non è che prima chiedesse molto, ma lì non chiedeva proprio più nulla. Io penso che qualche giovane interessante c'è, quindi se arriva Locatelli, bene,
In più abbiamo questi 3-4 giovani, compreso anche quel Sulli davanti, che secondo me non è male, che potrebbero pian piano inserirsi. Magari le partite meno importanti, io sono convinto che Allegri pian piano qualche giovane lo inserirà. Niente ragazzi, questo è tutto, io sono contento, perché questo è un colpo da Juve, mi riferisco a Caio Giorgio, e vediamo se in settimana si sblocca questa cosa di Locatelli, perché veramente non ne possiamo più. Dai, like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche su tutte, e fino alla descrizione, forza Juve!